proprio qui. Ciao. Che studiano all'IPSAR, vedete? Stanno preparando le attrezzature per il film. Vedete la sala è vuota, sono le 8:30. Si stanno facendo le prove. La risposta mi sembra buona, tra l'altro stanno venendo persone in più rispetto ai biglietti, sì, ai biglietti che abbiamo fatto, il che dimostra che c'è interesse, che Gaeta, insomma, si vuole togliere questa curiosità, perché alla fine poi questo è una cosa inusuale, quindi desta soprattutto curiosità. Siamo contenti, aspettiamo lo spettacolo delle 11 che praticamente che è pieno, ci saranno quasi 800 persone, e, insomma, siamo contenti così. Benvenuti. L'incontro è di quelli importanti. Oltre alla visione dell'annunciato film su TMO, la vostra presenza qui è per noi un fatto che ci rende felici. È un'occasione forse unica per incontrarci, è la traduzione reale di tanti contatti che abbiamo avuto in circa 5 anni di attività. Siamo cresciuti insieme, pian piano abbiamo cominciato tutti a capire l'importanza di un mezzo che parte dal basso. Mezzo in cui tutti, voi e noi, abbiamo contribuito a realizzare. Oggi Telemonte Orlando è come una finestra della vostra casa sulla città, come nei tempi passati, quando le popolane, affacciandosi ad esse, si scambiavano i racconti degli accadimenti. Oggi, attraverso quella finestra, ci si scambiano informazioni. Chi ci segue sa perfettamente che stiamo cercando di far rimanere sempre aperta questa finestra. D'altronde, voi murereste una finestra della vostra casa? Telemonte Orlando non vuole essere invadente, vuole essere parte reale di questa comunità, vivere tutti i giorni all'interno di essa,
raccontare dei suoi cittadini e della loro città, informarli, renderli protagonisti attivi e non solo spettatori. Tutto questo voi lo avete capito ed apprezzato, ce lo avete dimostrato in più occasioni e siamo certi che continuerete a farlo sempre di più. Per questo il nostro grazie è immenso. Grazie per la fiducia che ci accordate, grazie per il sostegno che ci date, grazie per la vostra presenza qui. Ed un nostro grazie particolare va anche a tutti coloro che oggi non sono presenti perché impossibilitati da problemi di salute e di età, che solo attraverso questa finestra possono sentirsi inseriti a pieno titolo nella vita della nostra città. Vi sarete senz'altro chiesti come mai è stato realizzato un film su TMO, cosa ha spinto due giovani cineasti a cimentarsi in questo film documentario. Ad essere sinceri, i primi a meravigliarsi di questo siamo stati noi, ma quando Nina Meyer, regista del film, italiana residente in Germania, e Robert Jahn, tedesco di Dresda, aiuto e produttore, ci hanno raccontato del loro desiderio di realizzare un film sul fenomeno delle telestreet, abbiamo aderito con entusiasmo. Tutto era iniziato molti mesi prima, quando i nostri due amici, nel loro giro per l'Italia alla ricerca di spunti per il loro film, sono giunti, dopo varie indicazioni delle altre telestreet, a Gaeta. Sono rimasti letteralmente folgorati, usando un loro termine. In tutto il panorama italiano, in nessun altro posto avevano rilevato un così stretto legame tra i cittadini e questa microscopica TV. Il film racconta dell'esperienza di TMO, vista dall'esterno, da chi non conosce usi e costumi del luogo, realizzato per il mercato internazionale, editato, oltre che in italiano, anche in tedesco e in inglese. È uno spaccato di un periodo ben definito, che va da marzo ad aprile del 2006, 5 settimane di lavoro intensissimo, di cui solo una parte è stata utilizzata per il film. Un lavoro importante in cui, oltre alla nostra collaborazione, i cittadini hanno dato il loro contributo, così come tutta la città. Oggi Libertà viene presentato in anteprima per Gaeta, ma ha già partecipato a vari festival internazionali, tra cui il Festival Transmediale in Germania, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, il Festival dei Popoli a Firenze, l'Italian Doc Screenings, la Rassegna di Lipsia e tra qualche giorno nella Rassegna Italia Doc presso la Casa del Cinema di Roma. Un evento, quello di oggi dunque, che lascerà il segno. Ci ricorderà che tramite questo lavoro l'esperienza di Telemonte Orlando va ad aggiungersi al patrimonio comune di questa città. Un patrimonio fatto di storia, arte, cultura, bellezza, fin troppo trascurato e che va rivalutato, rilanciato e proiettato verso un futuro nuovo, moderno, vivo. Telemonte Orlando vuole contribuire al rilancio di questa città e dei suoi cittadini. Telemonte Orlando, sintonizzati con la città, sintonizzati con voi. Spettatori di Telemonte Orlando, come sapete la nostra è stata la prima emittente di quartiere nata in Italia, è nata il 24 di dicembre del 2001, dopo di noi è nata Orfeo TV di Bologna 6 mesi dopo e abbiamo iniziato assieme un programma di lotta politica contro questo sistema di oppressione televisivo che tutti conoscete. E siamo andati avanti così fino ad oggi. Sono state messe sotto inchieste due televisioni, una di Palermo, Telefabbrica, alla quale poi è stato demandato di continuare le trasmissioni ed oggi è sotto processo a Senigallia, Disco Volante. Gaeta è la città in cui è nata la libertà secoli fa. I Caboto, i Tonti, i Corbo, i Mandolesi sono nati qui. Noi ne siamo fieri della sua storia
che porteremo avanti sempre, come porteremo avanti la libertà di voi tutti. Arrivederci. Ciao. Giorno. Vabbè. Ciao. E raga, questo qui lo vado a buttare lì? Vado a buttare là. Vedi se trovi un secchio dell'immondizia. Che si vede così? Lascialo piano, piano, che funziona. No, aspetta, ok, stop. Qual è? Questo? Non lo so, uno dei due. Ci sono delle telecamere? No, la mia ancora no. Non l'ho provo attaccato. No, aspetta, lo sto solo. Vediamo. Ah, sì, questo si vede? No. Questo così sta. Allora, aspetta. Questo dove va? Posto qua, questa si deve scaldare, devo aggiustarla. C'è un coltellino, Lucia? Si sta carburando. Conosco il suo difetto, capito? Ha bisogno di 5 minuti di preriscaldamento muscolare, no? E quindi poi... L'ho scaldato un po' sotto il braccio. Io le voglio bene. Cioè, questa si è scassata due volte, ci ho speso più soldi di quanto costa nuovo, insomma. Ciao Domè. Qui, e dove che dici? Cappuccino bello. Che bello sto cagnolino, cappuccino, l'amore mio. Vuoi vedere che fa sto cane? Vattene, va. Guarda che fa, guarda. Me ne vado. Lo lascia! Vedi come vuole bene al suo padrone quel cane. Sto azzerando la cassetta perché riprendo prima la fortezza di Gaeta abbandonata. Ok, oggi dovrebbe dovrebbero consegnare i moduli agli immigrati per i
moduli ai clandestini o per regolarizzare la loro posizione in Italia. Si può entrare? Sì, sì. Buongiorno. Ecco, vedete, è stato predisposto in modo da favorire l'accesso agli immigrati, ma c'è poca fila, c'è Damiano Tallini, ex sindaco di Gaeta. Damiano, allora, come vedi sta predisposizione? Non vuole essere ripreso, vabbè. Mentre in altre città c'è fila dalle 2 di stanotte e quindi qua è tutto regolare. Speriamo che tolgano subito questa targa, questa lapide, Viale Battaglione Alpini di Piemonte, che poi non esiste manco in delibera. Questa, il nome di questo viale non è Viale Battaglione Alpini di Piemonte, è un abuso, l'ho detto e lo ripete mille volte, qualcuno, vedete, l'aveva rotta sta lapide e poi è stata incollata e messa e rimessa qui. Io non so se in Libia hanno il viale principale intitolato ai massacratori dei libici, ma non penso. Noi qua dobbiamo avere le strade intitolate a questi criminali che hanno massacrato Gaeta con 160.000 bombe. Sperando di aver dato notizia e sugli immigrati e notizie di storia, noi vi diamo l'arrivederci al prossimo reportage. Complimenti per la ripresa, bellissimo. Operato pure la vostra figlia, signore. Bellissimo, veramente, non lo sapevo. Ma manchino, non c'ero mai stato là dentro. Una cosa magnifica, bella. E loro l'hanno vista alla mamma? No, perché Monica non lo prende. Mm. Ho detto adesso che la trasmetta Antonio, la prossima volta ce la faccio vedere. Volevo vedere se c'ho i cassini. La dittura non coppa la femmina. Questo è intitolato Anima Morta. Male delle donne. No, sono morta. Belle perché... Beh, praticamente è dedicata a una persona... Non ce l'ho, dai, ce l'ho per lì. Una donna libera, dico solamente, diciamo, così a te te la faccio sentire. Tra le braccia della morte son finito, ma presto arriverà la mia resurrezione. Come l'araba fenice, dalle mie stesse ceneri io risorgerò. E con rinnovato slancio al domani guarderò. E tu, amica mia, sei il miracolo sublime della mia resurrezione. Era. Ehi, senti, stasera, tu che sei impegnato dopo la diretta di Berlusconi e Prodi. Ma io non me la vedo. Tanto già lo so per chi voto. Vorremmo fare una diretta sull'avvenimento. E a che ora si fa? Beh, quello quanto dura Berlusconi e Prodi? Un'ora? Boh, non ne ho idea. Un'ora più o meno. Più o meno, sì. Mo parliamo pure con... E la gente che ne pensa de... Ah, quindi mette il telefono. L'unica cosa che dobbiamo fare, lo dobbiamo scrivere, Damiano. Dobbiamo scrivere alle 22 dibattito sul confronto Prodi Berlusconi. Proprio così, alle 22 ore 22 dibattito confronto Prodi Berlusconi. Sotto consiglio comunale. No, esce più tardi, poi è presto. A mio padre il coraggio di fare questa cosa che nessun altro aveva avuto il coraggio di farla. Io per ultimo, perché io ero critico a Telemondo Orlando, quindi sono l'ultima persona che può parlare. Però questa cosa poteva iniziare solo da una cosa folle. E di fatto noi viviamo perché non siamo morti o non siamo stati chiusi come altre TV. Un po' per fortuna. Un po' perché chi è venuto qui ha valutato che i nostri impianti, secondo me, erano tecnicamente in norma, non davano fastidio a altri canali, e quindi era un po' più difficile appigliarsi a un qualcosa.
E il fattore determinante è stato che noi, non trasmettendo pubblicità, non diamo fastidio a chi ha il terrore che anche una piccolissima fetta di pubblicità venga sottratta a quelle che sono le dinamiche più grandi. Saluto a tutti i telespettatori di Telemonte Orlando da parte di Erasmo Lombardi e una buona serata da tutta la redazione sportiva della nostra televisione. Siamo tornati quindi sulle tribune dello Stadio Ricinello per la 26esima giornata del campionato di eccellenza, il girone B. Torna a casa il Gaeta dopo la sconfitta di Cecchina che ha fatto abbandonare definitivamente i sogni di gloria per la squadra di Mister Rossi. Il terzo posto ormai è lontano ben 7 lunghezze, ma comunque continua il campionato. Intanto la partita è già iniziata, avete già visto un'azione pericolosa del Gaeta in avanti con Di Giacomo che ha spizzato il pallone di testa. I rossoverdi del Vista Artena praticamente racchiusi tutti nei 16 metri dell'area di rigore per questo calcio di punizione che promette di essere davvero pericolosissimo. Ecco la rocca che parte, la parabola dentro, troppo là. Le sue attitudini a concentrarsi potrebbe anche è schifo di partita. Primo tempo siamo stati contenti, il secondo tempo la squadra sicuramente ha dato un po' di meno di quello che ci si aspettava. Credo che vada rimarcato comunque questo aspetto, pur con tutte le difficoltà nella gestione del gruppo che il mister ha avuto, e non vogliamo assolutamente dire che questa era la squadra titolare o comunque che aveva tutti i suoi effettivi. Hanno fatto il massimo che potevano. Forza Maglietto all'uno contro uno, cerca di entrare in area, e lì se si buttava prendeva il rigore, mette dentro, Camara, gol! E c'è il gol di Camara, anzi al 90esimo! Camara mette in rete, finalmente Ernesto, perché non se ne poteva più, Camara mette in rete e il Roma ottavo si è fatto prendere proprio nell'azione meno pericolosa. La gente si aspetta i replay, quando non li metto perché non faccio in tempo, perché ho un problema, molte volte la metto direttamente dalla telecamera se non faccio in tempo a montarla, la gente si incazza, li vogliono i replay. Il secondo gol è frutto del forcing finale, quindi il commento è quello lì che abbiamo fatto prima dello 0-2. Sto sbagliando, com'è andata domenica? 22, sì, no. 21, 11 e 21. La palla, se ho qualche qualità, se riesco bene, perché ci metto molta passione. Non ho né la preparazione, né la cultura, né gli studi di un giornalista, quindi non mi posso assolutamente definire così. No, no, te lo dico sinceramente. Certe notti resto fino alle 2 o alle 3 di qui a prepararmi qualcosa, ma di cose mie, metto le cuffie, metto la musica. Mia moglie ogni tanto: Dera, ma quando vieni a dormire? Tipo, domani alle 6 ti devi svegliare e andare a lavorare. Ok, adesso spegniamo questa. Un solo replay è facile, cioè. Un gol è proprio bello. È la
provincia. Antonio, buongiorno. Ciao, Giato, salutato. Ci hai dato la buca, ci hai dato un buca. Eh no, ho messo ieri il film su Moro, la Piazza delle Cinque Lune. Ah, no? Bellissimo. Bellissimo, Antonio. C'avevo quello con Donald Sunderland. Sì. Bellissimo, bellissimo. L'ho mandato per 12 ore. Bellissimo. Dalla Germania chi sta lì? Sì, chi stava dalla Germania, viene da Milano, da Lombardo Veneto. Questo qua è il giornale che compro io. Ho capito, però viene da Lombardo Veneto. Lo so, ma la signora che sta pigliando... Tu dovresti comprare un giornale che viene da Palermo, ma da Palermo qui i giornali non arrivano. Arrivano. È tutto il sistema. Allora, chissà per te. I Borbone. Anche i Borbone. Io sono Borbone, vai ci sei. Fate la conta, fate la conta. Questo è il mio studio, la mia camera da letto e mia moglie mi vuole ammazzare, capito? Qua mi faccio le registrazioni in VHS, capito? Poi se devo registrare qualcosa con la telecamera, accendo lì, che so, metto la videocassetta e ci registro sopra. Questa è la musica del sud, no? Incita alla rivolta, capito? Alla ribellione contro sti stronzi. Ci faccio una cosa proprio alla telestrip, anzi devo chiudere qua perché la luce mi si appiccica sullo schermo, no? Ecco, devo riprendere la Loredana De Petris, la senatrice, che già ho ripreso praticamente per far vedere Iese, no? La gente sì, l'ha visto, però sa, in televisione tutto si dimentica, no? Vediamo la senatrice De Petris che continua così il suo intervento. Lo faccio sentire quello che ha detto un'altra volta. Poi con sta telecamera che non vale niente riesco a prendere le immagini in televisione. Invece quella che è buona, metà, tutta... Pianeta, come vedete, insomma, è una delle città che ha più ben questo elenco. Canteremo! Se la ruotate, lo hai in dramma. Ecco, ieri il nemico era il Piemonte, oggi è la Lombardia di Berlusconi, di Bossi e di Tremonti che ha messo in vendita la nostra città. La nostra città è quasi tutta demaniale e noi non permetteremo questo scempio da parte di un governo di destra, governi che hanno scempiato il sud da 145 anni a questa parte.
Io quando scrivo sta storia metto sempre quella canzone dei briganti, no? Le canzoni del sud per darmi carica, no? Oppa. Possiamo iniziare questa chiacchierata, chiamiamo così, durante la quale il signor Antonio Ciano, storico per passione ma anche per intro e per inclinazione, presenterà a noi l'ultimo suo lavoro, Le stragi e gli eccidi dei Savoia. 10 anni fa è uscito il mio primo libro, vedete, Savoia e il massacro del sud. Più che un libro di storia è un richiamo alla nostra identità di meridionali. Io non sono uno storico, sono un ricercatore storico, vado negli archivi, mi sono beccato anche qualche denuncia, vado negli archivi a spulciare ciò che è stata la conquista del sud da parte dei Savoia. E in tutti i paesi del sud, nessuno escluso, forse esclusa solo Napoli, ebbene in tutti i paesi del sud c'è stata una reazione tremenda contro gli invasori. I contadini morti in 10 anni furono oltre 1 milione. Se un ragazzo è costretto a studiare che Cavour è padre della patria e questi contadini imbiccati e fucilati erano degli assassini briganti, poi il fatto è politico. Ebbene vi posso dire che quasi tutti i partiti rappresentano gli interessi economici dell'economia padana. Non c'è un partito che difende gli interessi dei disoccupati del sud del nostro territorio. Ecco, questo serve, diciamo, non come lezione, per carità, serve a far discutere e a farci prendere coscienza di quello che siamo stati e di quello che ci hanno ridotti. Io ho finito. Se c'è qualcuno che vuole fare delle osservazioni, è libero di farlo. Allora, noi non è che vogliamo iniettare odio, per carità. Io dico solo che per fare l'unità d'Italia si devono equiparare le due storie, quella nostra e quella del risorgimento piemontese. Il massimo che riusciamo a vedere qui è la zona dell'Enel. Dell'Enel? Quindi sarebbe Castellone praticamente. Madonna. Claudio, stato accorto, oddio, mi sento male. Però. Le forme di espressione devono essere aumentate. L'ha detto Giulietti, CDS. Sicuro. Dobbiamo solo tenere duro un altro paio di mesi. Tutti gli altri segnali che potenzialmente creano interferenza arrivano dalle spalle. Alle spalle abbiamo la montagna che ci consente di schermarci. Un tornado che crea tanti problemi alla popolazione per vedere molti canali che arrivano da Napoli, quindi al di là della montagna. E nello stesso tempo ci dà il vantaggio di farci vedere. Fammi vedere che sale. Sì, un avvitamento. Un avvitamento. Ha spiegato le camere. Ma che bello sta roba. Ti approfitti per farla? Faccio un attimo la misura per vedere se si sta in potenza e se è pulito. Il segnale parte dallo studio, arriva qui e da qui viene ripetuto sulla città, sul paese.
la parte che serviamo, che riusciamo a colpire. Pirata, secondo me, è quando tu vai a fare cose contro, a danneggiare, a cercare di creare il problema. Ma se io c'ho una zona libera, mi metto e non do fastidio, non do contenuti che possono dare problemi a qualcuno, tipo porno oppure di cattivo gusto. Abbiamo adottato tutti i sistemi a livello tecnico per far sì che, che questo impianto non crei nessun tipo di problema. Damiano, mi controlli un attimo il segnale giù? Lo stai guardando? Se c'è compressione, se noti che la scritta TMO è distorta oppure la luminosità è troppo scuro. La mamma ha detto che non è migliorato. Destra. Dimmi quando sei partito. Sei già? Eccoci qua al campo della Piaia, alle mie spalle, una situazione che credo conosciate un po' tutti benissimo, perché passando per il lungomare Caboto, andando in direzione Formi, è inevitabile lanciare un'occhiata in direzione di questo che una volta era un campo anche omologato, perché come mi ricordava Giampiero, fino alla metà degli anni 80 ci giocavano le squadre giovanili delle varie società gaetane. Queste particolari forme di erba fanno capire davvero la situazione in cui versa questo campo. Le porte ci sono ancora e già è qualcosa, però chiaro che se un'area è servita all'autorità portuale, difficile, sarà molto difficile che questo campo venga riportato alla sua funzione originaria, cioè quello di far giocare a calcio delle persone di Gaeta. Allora, chiamo a parlare, magari lui è chi là. Attenzione. Come se la spiega lei questa situazione? Ma non lo so, perché sta così. Fammi sì, era un buongiorno, siamo in mezzo a controllare. Allora, ci vede? Io sempre sto con la nerga, mi piace. Lo vede? Ecco, non lo vedo. Senta, signor, siamo qua. Non riprende, se piace. No. Quando stiamo costruendo un po'. Sì, ma sto campo perché sta abbandonato così? Lei che sa? Anni che non si gioca una partita, vero? La riprende. Ok, grazie signor. Ma cerchiamo di sentire ancora qualcuno. Questa è la gheta di una volta, con i balconi affacciati sulla strada, come Giampiero può far vedere. Questo è uno dei palazzi più vecchi, è presente in quasi tutte le foto, le litografie dell'epoca. Uno dei primi palazzi fatti qua nel rione dei pescatori della Piaia, quindi. Lei? Del tu. Ah, del tu, ok. Ma è da lei. Come ti chiami? Andrea Visco, sono fuori di Gaeta. Di che anno siete? Eh? Che classe siete? Che classe siete, anno di nascita? 17, ho finito 89 anni, 12 marzo. Senta, questo campo sportivo qua, prima lo usavano, perché adesso è tutto abbandonato? Troppo di ragazze, è troppo abbandonato, se si potrebbe utilizzare sarebbe una gran bella cosa. E Gaeta, per la faccia nostra, per la civiltà, e tante belle cose. Bisogna interessarsi alla cosa bella. Dobbiamo un secondo solo, andando a fare la spesa. No, un secondo solo, sui problemi del quartiere. La signora. Una che è scappata c'è, ma è inevitabile. Perché la gente ha paura di parlare dei problemi. Non è facile, anche se ci vive nel problema. In Italia più che a Gaeta c'è questa cosa di tirare a campare. E vabbè, tanto io da solo che posso fare per risolvere il problema? E quindi si aspetta che siano gli altri. La mentalità molto italiana che a Gaeta è particolarmente forte, sì. Sempre è stato così, noi viviamo alla giornata, sai. E vabbè, e che fa? Tanto poi ci faranno qualcosa. Non lottiamo, non combattiamo, niente. Io faccio le cose più belline, metto le musiche, faccio i montaggi, però alla fine la vera TMO è Antonio con la voce che parla dietro la telecamera. Noi siamo
utili ma non indispensabili. Antonio è indispensabile, cioè se Antonio finisce di fare questa cosa, noi penso che in 2-3 mesi massimo crolliamo su noi stessi, non ci abbiamo la... Questo voglio dirti, capito? Io faccio le cose che mi piacciono, lui fa tutto. Lo fa proprio perché gli piace fare... Secondo me ha inventato una specie di nuova forma di giornalismo, secondo me sì. Guarda qua, guarda! Vai dentro, vai! Vai, bevi bello a 3-5! Come vedete le nostre donne che si accingono a comprare... questo è il mercato, si chiama delle pezze, qui a Gaeta, però molti acquistano questi capi anche perché diciamo comprare nei locali è impossibile, in certi negozi, perché diciamo la vita è diventata cara. Conviene comprare qui, signor? Come no? 3 euro insomma, certo. Su. Signora, conviene comprare a sto banco? Sì, delle volte sì, delle volte no. Vabbè, con 3 euro non è che dipende, si può pretendere, sì, banco, sì. Che so, il capo. Dai, camicia bella, ma fa anche no? Il capo firmato. 3 euro al pezzo, dai a 3 euro. Dai, qua un euro, vai, 1 euro al pezzo, 1 euro, 1 euro. Sì. Oh, Madonna, che... Conviene, signor, comprare sti capi? Conviene, signora, a sto prezzo? Lo spero. Qualcosa forse con la bambina. Guarda che carino. Beh, la figlia di Leandro. Guarda che carino. Sì, sì. Ma è grande però. No, con Martino. Lì la bambina. Ah, no, bella nuova, è un nuovo, vai. Martino, dai. Come fate a vendere a un euro questi capi? Che bello! È la forza della disperazione. È l'aiuto di Berlusconi questo. Ah sì? Hai visto? Non ci sono soldi, qua? Allora arrivano tutti qua, i eh! I soldi arrivano dall'America! Dollars! Qui si vendono padelle, vedete? Quale televisione? La televisione di Gaeta, sì. E qual è? Telemondo Orlando. Si vede solo qua, però. Ah, solo a Gaeta, sapete? Sono a Formi, non posso vedere. Ma no, pure a Formi, sì. Dove abitate? A Formi? A Formi. Dove? A Penitro. No, a Penitro non ci vediamo ancora, tutta la parte di Castellone fino a Marano. Quella Monterlano. Sì. Ma facete che a casa questo mercato? Perché? Signor, ci stanno soldi, a casa arriva a fine mese, ci stanno soldi. Perché non ci stanno mai soldi? Ma come sapete? No, ma chi c'è fuori questi soldi? Eh? Questo vorrei sapere, chi ce ne frega questi ma soldi? Ma scusate, arriva una bolletta, una volta si pagavano 100.000 lire, ma non si manca capisce la bolletta, questo vorrei sapere. Se me ne si chiama Camorologice, ma di un po'. Tutte queste carte che mi hanno dato, che mi essere dei deputati per leggere. C'è tutto queste bollette, basta, lei, qua quando pagate di là? La signoria vostra pagherà per questo e questo, basta, finisce il discorso. E invece no. No, quella, quella, più quella, più quella, andata da bancura. Non si dica. Siete ma di dove siete voi? Di dove siete? A sinistra qua. No, queste sono delle brave verdi. No, sto domandando. No, io non so niente, no, io sono del partito del sud. Nessuno. Se non mandiamo a fangulo questi stronzi che stanno a rubare da 140 che partito siete? Il partito del sud, capito? Tu di dove sei? Di Milano. No, tu voti per Milano, te lo dico io, tu voti per Milano. Solo che se sai il signor Prodi, questo che qua fa? Dobbiamo mettere vendesi attività, secondo no, me. No, la puoi vendere adesso l'attività. No, adesso ce la facciamo. Perché se salgo io ti faccio proprio aiuto, te ne faccio mandare a Milano a vendere, ancora, capito? Guardate. Tu devi andare a vendere la tua merce a Milano. E perché? Perché voti per Bossi. Tu, hai no, io voto a Berlusconi. No, sì, chi le voti per i là? Sei ladro tu. Andate così, verso la merda, dicono in Francia. Andate. E poi per televisione. Sì, di modo dicono fatto, alle prossime elezioni qua facciamo un sondaggio. Chi non è per il partito del sud se ne va da qui. Vi considereremo traditori della patria, ve lo dite belli chiari chiari, capito? Thank you.
che ci sta? Ti invidio ufficialmente. Siamo a Berlusconi, no? Non siamo Berlusconi. Siamo solamente la vecchia l'UDC e il partito che ti invita a fare una ripresa. No, vengo, perché? Anzi, ho sto scarso materiale di destra che non posso compensare. Anche perché noi non abbiamo mai sollecitato alcunché. A me non mi ha mai chiamato. Sono le 7:15 e inizia. Il viaggio verso San Giovanni Rotondo, il pullman è pieno. Ok? È la prima volta, signor, che andate da la quarta volta. E ci andate sempre per devozione, diciamo, sì. Oltre per la preghiera che un cattolico di solito. Voi, signor? La quarta volta addirittura. È la prima volta che andate. Di Padre Pio. Siete proprio, diciamo, Padre Pio è il santo che voi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, verso l'ora della nostra morte. Amen. O Maria, figlia di Dio, chi prega e chi lavora. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Venga il tuo regno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero glorioso si contempla. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Padre Pio è un santo attuale, è un santo moderno, quindi le cose, i miracoli, Si vedono oggi e quindi la gente corre per avere un miracolo. Praticamente vedete perché dappertutto che uno dei miracoli di Padre Pio è proprio quello di aver rivitalizzato l'economia di questa zona. Si sa ringraziare il proprio santo Padre Pio in tutti i modi, c'è una statua a grandezza naturale, poi c'è un quadro con Francesco Forgione che è Padre Pio da giovane, poi a mezza età e poi da vecchio, sul banco lì del bar c'è pure, ci sono due statue di Padre Pio e sono sicuro che in ogni stanza da letto c'è Padre Pio. Posso cominciare? Sì, sì. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù. Io non ero mai stato qua la prima volta, grazie a Telemonte Orlando e grazie ai buoni uffici dell'agenzia Kilroy che ci ha permesso... Aspetta. Sentono delle voci lì sull'altare, senti, no? Si sente? Ho sentito qualcosa. Oh, sì. Che si sente? Hai sentito qualcosa? No, ho visto male proprio, no. Cheese! Un attimo solo, cheese! Ok. Allora, sì, la foto, scusate, vedrà così, con il calendario del 2006, la vostra foto di gruppo sotto la Via Crucis, si costa di 6 euro, la vedete prima, se vi piace la prendete, se per cortesia mi alzate la mano, chi è interessato? Con una foto, insomma, diciamo che c'ha 10-20 euro di spese, incassa 70 euro pulite. Pensiamo anche esentasse. Nebbia fittissima. Domani sera alle ore 21:15 va in onda la prima puntata su Telemonte Orlando, la prima puntata del viaggio, del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Poi mercoledì sera facciamo un'altra puntata e poi replichiamo il giorno dopo, così uno che non la può avere la sera non viene più, è vero? Specialmente i cattolici seguono molto queste funzioni religiose, pure le processioni, le messe. Ma per esempio stamattina stanno in casa le casalinghe, no, a cucinare, a fare i fatti di casa, se lo stanno a vedere quasi tutte, capito? Magari uno non è mai stato a Padre Pio e se la vede qua, quello che com'è il viaggio. Abbiamo fatto conoscere il territorio, la geografia, un po' di storia, che dopo, durante il viaggio, parlo un po' di storia, un po' di geografia, qua ci troviamo nelle Puglie. Ciao, eh? Una batteria a zero. Vabbè, l'attacco a casa. Non mi fa cambiare. A posto, a posto. A posto, sta LP. Sì. Antonio, buonasera. Oi, ciao. Prendi il pacchetto di camellette, un accendino. Grande o piccolo? Sì, piccolino, piccolino. Oppa. Ma giù ci manca una cassetta che era tutta strappata il tiro. Là ci avevo messo palestrina Marbex. Passata. Non ci sta. Ci sta. Ho brulato tutto coso, Murino trovo la cassetta. Fortuna pure questa è. Andiamo? Andiamo?
Cari amiche, cari amici di Formia, sono commosso di questa improvvisata perché proprio credevo che fossimo venuti qui. È meglio di un sondaggio. È meglio di un sondaggio, sì. Fatto appello all'avvenimento grande di Formia che, avendo costruito l'Ulivo fin dall'inizio, si è affermato anche nella provincia che forse è la provincia più di destra d'Italia. Ho detto forse, ma allora c'è questo grande impegno, la conquista dell'Italia, del Lazio e della provincia di Latina. Grazie. Una legge per le telestritte. C'è un pullman per chi volesse venire alla manifestazione di Latina, è parcheggiato lì. Passo, che c'è un attimo, fedele a se stesso anche dopo. Presidente, una legge... Presidente, io lo spero tanto. Di solito lo sono sempre stato. Io lo spero tanto. Presidente, i ragazzi, io per questo vi sto raccomandando. Mi sto raccomandando. La sua raccomandazione mi fa molto piacere. Presidente, spero di incontrarla. I ragazzi di Bologna sono stati denunciati da Mediaset. Troppo. Una legge per le telestritte. Un microfono. Ma là c'era una calca, un casino, eh. No, ma lui è a conoscenza del... Lì c'è una proposta di legge che ha fatto il centro-sinistra. Era stata accorpata la legge Gasparri anche su raccomandazione di Casini. Gasparri non ha voluto sapere dopo che Confalonieri le ha detto no, toglie sta roba di mezzo perché questi ci daranno un grosso fastidio. Ci dobbiamo solo attivare come movimento e vedi che io diffondo sempre queste televisioni, questa idea di telestreet che è fondamentale per la democrazia perché poi le notizie vengono dal basso, non dall'alto. Claudio me lo stava a dire da tanto tempo e io non ci credevo, però cioè dicevo tu sei capace a far vedere la televisione, cioè pensavo, io non sono un tecnico, no, pensavo che ci volessero
grandi investimenti in via. Ha detto no, no, ci serve solo un trasmettitore, ha detto ce l'ho io, un indicatore di frequenza, un modulatore e una telecamerina per fare i filmati che poi tu agganci al videoregistratore e vai. E così una sera abbiamo provato da un garage. Mio figlio stava a casa sintonizzato sulla frequenza 42 che a Gaeta è pulita, c'è sto cono d'ombra grazie a Monte Orlando, perciò si è chiamato Telemonte Orlando. Ecco, questo è perché è nata Telemonte Orlando. È nata, poi è venuta la polizia postale, ci voleva chiudere, però devo dire la verità, si sono mostrati sempre, avevano capito la situazione, soprattutto politica, ma noi vogliamo una legge per le TV di strada, cioè una TV di strada. Mo sono 5 anni e mezzo noi che andiamo quasi chiedendo l'elemosina con un conto corrente, ci manteniamo così. Dopo oltre 2 mesi di assenza ritorna alla conduzione di questa trasmissione e qui con noi alla mia sinistra c'è il sindaco di Gaeta, il capitano Massimo Magliozzi, e quindi quale occasione migliore di questa di ritornare alla conduzione di questa trasmissione. Toccheremo certamente anche la politica nazionale, come ovvio che sia, ma per me questo vuole essere un momento soprattutto dove la città possa anche interrogare il sindaco da casa con il telefono. Volevo ringraziare Telemonte Orlando per dare così la possibilità di dialogare con i cittadini, perché è un mezzo sicuramente importante che entra direttamente nelle case di tutti i cittadini di Gaeta. Io sono un uomo di centrodestra e non è che è una novità questa. Chiaramente mi fa piacere se faremo qualche passaggio anche a livello nazionale, per appunto parlare di queste elezioni. In tutti i casi noi abbiamo già deciso di parlare, di concentrarci sulle cose buone che sta facendo la mia amministrazione. Oltretutto, ormai il centrodestra, come sapete, ha superato il centrosinistra sia al Senato che alla Camera. Però prima della trasmissione l'avevi detto solo al Senato. Io devo dire che ormai pronto, potremmo parlare. Diciamo ci sia questa questione di legge. Comunque in tutti i casi noi andiamo avanti. Un attimo in linea. Prego, può parlare. Sì, allora vorrei ricordare i problemi di Gaeta. Sì, bene. Cioè, stanno facendo dei lavori di alla cosiddetta zona Monte Secco, no? Sì. Io dico una cosa, perché non limitiamo altre città come Sperlonga? Cioè, ci hanno messo un manco d'asfalto. Spieghiamo anche un po' meglio questo progetto, perché so che parecchi si può sulla prima parte stiamo facendo a stralci, il prossimo anno faremo anche la seconda parte. Quest'anno abbiamo messo del denaro per fare la prima parte, dove metteremo i San Pietrino. Mi alzo perché sto dietro qui, sì. Magari. Allora, diciamo che ci sono altri paesi in Europa, tipo la Spagna, che hanno l'euro come noi e hanno avuto anche loro l'11 settembre, anzi loro hanno avuto attentati molto forti e loro sono avanti, sono al 4%, l'Italia è oggi a zero, abbiamo i pannelli, facciamo vedere le indagini dell'Ista, tutto quanto diciamo confermato. Io gli voglio ricordare che nel 96 il professor Prodi è stato, comunque parliamoci chiaro, ma come si fa una quota uno come Prodi, dai? Ma veramente vive in un altro mondo. Devo rispondere perché altrimenti mi togliete lo sfizio e aspettiamo. Allora, c'è una legge che ci impedisce di andare avanti, quindi ragazzi vi prego, io lo so, però vorrei finire perché vengo, forse devo venire più spesso, d'accordo? No, ma prometto, guardate, se mi lasciate parlare, perché questa è la mia. Scusi, chi è lei? Ugualmente fosse triste. Sì, e mo finisce. Ugualmente fosse. Se mia mamma attacca, perché non c'è problema, attacca sto da lei, devi attaccare questo da lei. Attacca, non mi interessa. Vai, chiudi la tua madre. Non c'è problema che deve attaccare. Io sto tranquillissimo e stia tranquilla pure lei. E abbiamo fatto Telemonte Orlando proprio per questo, perché altrimenti non c'era neanche Telemonte Orlando. Perché questo. Silvio Berlusconi ha pensato, quello è un concessionario di frequenze come me, io non ce l'ho la concessione.
qualcuno, un qualche amico mio, per una semplice denuncia, ha avuto il ritiro della concessione. Il dottor Berlusconi, dai 150 denunce, ancora non gli è stata ritirata nessuna frequenza. Questo fa un uso privato delle sue reti e neanche tanto velato. Questa è la realtà, questo è il pericolo che corre questo paese. Chi pensa che questo paese non corre nessun rischio con uno che tenga le concessioni di 3 reti private e determina le nomine delle reti pubbliche, votasse liberamente Berlusconi. Chi pensa che invece il paese... Credo si può che, fare a meno di questa persona, anche perché... Credo che questo, su ciò che hai detto... Dopo 2 minuti... No, una cosa solo voglio dire, su ciò che tu hai detto, resta di fatto che veramente è pericoloso che vince il centro-sinistra. Fin quando Berlusconi, non si preoccupa, delle frequenze di telefono Orlando, non vedo perché mi dovrei preoccupare delle sue. Salutiamo perché poi c'è discussione. Voglio ringraziare anche in particolare Movissino, che è stato sempre disponibile per telefono Orlando, anche se nell'ultimo bilancio, ugualmente a telefono Orlando, se lo ricordate. E noi viviamo solo del contributo che date voi al 53 90 63 76, perciò continuate a sostenerci perché possiamo esistere insieme con quell'altra persona che governa 6 televisioni. Con questo vi do buonasera e andate a votare domenica e lunedì mattina. Non ti conviene perché se vanno a votare tu perdi. No, vinciamo. Più andate buonasera, a votare, grazie. Dopo la giornata di ieri, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 per le elezioni politiche. Ieri i primi dati sull'affluenza alle urne forniti dal Viminale alle 22 aveva votato il 66,5% degli aventi diritto. Forza Italia lista numero 2. 4. Casini UDC lista numero 3. Tra il 5-7%, tra il 2,5-4% la rota nel pugno. Cioè, sì, ma come punteggia la capra sta mannando. Quindi il Senato è il problema per. Il vantaggio d'Unione 51,4% dei voti. Per la prima volta la Casa della Libertà va in vantaggio. Italia divisa testa a testa, CDL Unione. Delle schede scrutinate, quindi ci avviamo alla conclusione. Abbiamo parità perfetta. Buongiorno. Buongiorno a tutto il mondo. Ai, spagnolo. Cioè, se vinceva Berlusconi era proprio triste per l'Italia. Siccome io sono italiano, con la Padania me ne fotti, ve lo dico chiaro, no? E il sud che continua a votare per questi barbari è una cosa inaudita, capito? Cioè, quando non si capisce la storia, perché a scuola ti fanno studiare che Cavour è padre della patria e così Berlusconi, no? E che Garibaldi è padre della patria e così Prodi, insomma, terra è questa. I meridionali devono capire che quelli sono i traditori del sud, quelli che vogliono mangiarsi il sud. E se non si capisce questo, noi voteremo sempre per i rappresentanti del nord. A parte questo, diciamo, meglio Prodi, come lo chiamano, mortadella, è meglio una mortadella che, come si dice, che
un partito di mafiosi come quello di Feccia Italia, capito? Poi io vado a mettere qualcosa in televisione, va. Chitarretta a borra, perché sta musica s'ha da cagnà, simma brigante facimma paura, e qua scoppetta le avimma caccià a Berlusconi boss. Questo è il nuovo inno nazionale del Sud. Ha fatto un bel lavoro. Nina Mair e Robert Nina hanno Robert. Fatto un bel lavoro. È stato bellissimo. Com'è stato il film? Già? Sì? Dobbiamo fare i complimenti a Nina Mair. Ciao Vincenzo. Complimentoni. Bello. Bello? Mino, come ti è sembrato il film? Bellissimo. Pure quando siamo andati da Padre Pio, Antonio. Signor, pure da Padre Pio. Non l'ho fatto veramente... il film, l'hanno fatto i due ragazzi tedeschi. L'ha fatto, sì, a Robert e Nina. Bellissimo. Chi l'avrebbe detto? Cioè. Prima, cioè proprio... Invece adesso, bellissimo, è interessante, fa piacere sapere che c'è questa televisione, siamo contenti, noi cittadini e gli amici. Grazie. Lo diremo alla regista. Grazie. Libertà e cercare la verità. Nina l'ha pigliato su di te. Allora, Anto, come è stato il film? Bellissimo. Dobbiamo fare i complimenti alla regista, allora. Sicuramente.
sicuramente, ma anche agli interpreti. No, ma noi lo facciamo tutti i giorni. No? Lo so, ma io mi conosco. Sì. Solo per questo veramente Telemonte Orlando andrebbe messa in trono a Gaeta e non oscurata e offuscata come ha cercato di fare qualche, come ho detto prima, qualche signorotto politico locale. È bellissimo, io me li ricordo quei due ragazzi che giravano per la città e riprendevano eccetera. Ma io dico oggi, oltre che uno storico tabaccaio, è nato un grande attore. Un grande secondo me, lo faccio tutti i giorni. Secondo me c'è una tua presenza proprio dal punto di vista proprio della, come attore da attore nato attore diciamo del reale, del vero, che è meraviglioso. Questa è una reality TV. Comunque è molto bello il film, è bella la... Siamo anche commossi. Il titolo Libertà è molto importante. Questo documentario mette in evidenza il ruolo determinante di Telemonte Orlando nella nostra città. Veramente complimenti. Compreso, grazie, grazie. La scheda di presentazione che credo sia stata fatta dal team, sì, dal team di Telemonte Orlando. Veramente complimenti a Luigi e gli altri che hanno lavorato. A Luigi, a Mino Forcini, Erasmo, bravissimo, tutti bravissimo. I ragazzi di Telemonte Orlando.